ultimi ritocchi al polo universitario di Viale Margherita a Vicenza, amministrazione provinciale in sopralluogo per verificare lo stato delle cose, e ci sono buone notizie perché si sta lavorando alle finiture per aprire in autunno, pronti ad accogliere gli studenti all'inizio del nuovo anno accademico. Una struttura performante con una dotazione multimediale all'avanguardia. Al piano terra ci sono 4 aule da oltre 200 posti l'una, dotate di connessione ultraveloce. Al secondo piano aule più piccole e laboratori, mentre all'ultimo piano uffici, sale meeting e una grande aula seminari. Sono passati diversi anni da quel 2003, quando fu acquisita quest'area grazie alla donazione di mezza lira per la realizzazione della nuova Università di Vicenza. Questo sogno si sta allargando, siamo finalmente riusciti ad arrivare alla conclusione dei lavori della seconda parte dell'ampliamento, quindi della struttura per i nostri ragazzi e per gli studenti che frequentano l'Università Vicentina. E in queste settimane si stanno riunendo i tavoli tecnici con l'università e con l'università di Padova in particolare, oltre a quella vicentina, per le dotazioni tecnologiche per gli arredi. Quindi mancano soltanto delle finiture su cui si lavorerà nelle prossime settimane. L'obiettivo è arrivare all'inizio del prossimo anno scolastico alla presenza degli studenti, Covid naturalmente permettendo. È un obiettivo importante che raggiungiamo dopo tanti anni di lavori, di investimenti, e la possibilità di avere la nostra università in crescita determinerà la presenza e l'avvento anche di tanti studenti che arriveranno da Vicenza, da fuori Vicenza, dalla regione, affinché possano frequentare le nostre facoltà, con il sogno di far diventare Vicenza città universitaria a tutti gli effetti. In questo momento si stanno eseguendo i lavori di finitura e dettaglio, dopo che lo scorso 28 febbraio sono stati formalmente chiusi i lavori. Si tratta ad esempio di trattamenti di pavimentazione, una seconda mano di tinteggiatura, profili, segnaletica. Le finiture saranno concluse comunque entro aprile. Nel frattempo si procede anche ai collaudi e agli arredi. Questo percorso ha comunque comportato una serie di miglioramenti, qui siamo anche orgogliosi e siamo arrivati a un risultato direi eccezionale. Perché? Perché abbiamo un'università all'avanguardia, questo anche grazie alla collaborazione dell'università che ha chiesto dei miglioramenti che noi ben volentieri abbiamo fatto. La provincia e tutte le persone che hanno collaborato hanno finalmente ottenuto questo risultato. Direi che bisogna ringraziare il responsabile del procedimento, l'architetto Giacomo Oliviero, nonché il direttore dei lavori Andrea Leonardi, che hanno voluto e insistito per portare a compimento il risultato. Ricordiamoci che la cosa non è stata banale, anche perché l'azienda ha avuto varie difficoltà durante questo percorso. Il risultato, come potete vedere, è ottimo, non vediamo l'ora di consegnare le chiavi all'università e poter inaugurare ufficialmente i lavori.